Ciao a tutti ragazzi, sono Ara e benvenuti ad una nuova recensione, sigla! Ed eccoci qua ragazzi, oggi abbiamo tra noi un action figure del 2014. Naturalmente si tratta di Raffaello, la tartaruga mancante. Ho deciso comunque di fare la recensione perché almeno così abbiamo tutte le tartarughe recensite nello stato attuale, ovvero con pochi dettagli, e poi ve le recensisco tutte e quattro customizzate. Questa qui ovviamente ancora non l'ho fatta, ma le altre tre sì. Questa figure è importata in Italia dalla Giochi Preziosi, è prodotta dalla Playmates, ecco qui il simbolo. Comunque, ecco qui il box, il packaging con questa finestra che mostra perfettamente il nostro Raffaello, e poi qui vediamo le restanti tartarughe, ovvero Leonardo, Michelangelo, Donatello, e qui naturalmente Raffaello con scritto Rafael. Già qui notiamo un dettaglio che la nostra figure non ha, ovvero gli occhiali da sole. Comunque poi vedremo meglio nel dettaglio la figure. Poi andiamo sul retro, abbiamo tutte le figure presenti nella collezione, ovvero le quattro tartarughe, finalmente ce le ho tutte: Splinter, April O'Neil, Shredder e il Foot Soldier. Beh ragazzi, ma non perdiamo altro tempo e andiamo ad unboxare il nostro Raffaello dopo lo schiocco di dita. Ed eccola qui la nostra tartaruga mancante fuori dal box, completa naturalmente dei suoi classici sai. Andiamogli a togliere, andiamoli a vedere velocemente perché non c'è molto da vedere ragazzi. Eccoli qua, sono tutti grigi come vedete, questo mezzo grigio, mezzo argentato, e non c'è nessun altro painting. Queste bende sul manico dovrebbero essere rosse a quanto mi ricordo dal film. Comunque provvederò a customizzarli a dovere. Ora soffermiamoci su Raffaello. Sinceramente mi aspettavo molto peggio, ma per esempio alcuni dettagli, come per esempio vedete le fasce, vedete sono dipinte anche sul retro. Lasciamo stare questa qui nella mano, però almeno questa è dipinta sul retro, come anche questa, come anche quelle delle gambe, nonostante siano sotto questa specie di gonnellina di pelle, vedete sono dipinte anche sul retro e naturalmente anche sul fronte, quindi non è affatto male. È più dettagliata delle altre, non si sa perché, forse perché è la più semplice comunque come design, quindi ha meno dettagli, quindi almeno i pochi che aveva hanno deciso di dipingerli fortunatamente. Quindi ragazzi, questo è Raffaello, zoomiamo sul volto, eccolo qui, ben fatto devo dire, con questa bandana che copre tutta la testa. Comunque, come ho detto prima, mancano gli occhiali da sole purtroppo. Però sinceramente a me non dà molto fastidio questa cosa, so che sarebbe stato più fedele al film con gli occhiali da sole, però anche quando la customizzerò non so se glieli metterò, perché riguardo questo Raffaello il design è quello che si avvicina di più alle tartarughe ninja classiche, devo dire, a parte questa gonnellina più o meno ci siamo, vedete anche le bende rosse qui, qui, quindi il design è quasi uguale a parte anche la bandana in testa. E mettere anche gli occhiali da sole secondo me spezza un po' questo incantesimo, diciamo, del design che richiama le tartarughe ninja classiche. Comunque, vediamolo un po' nei dettagli. Lo scatto è comunque ben fatto, vedete, ha tutte queste squame molto più presenti in Raffaello che nelle altre tartarughe. Vedete, qui sono presenti su tutto il braccio. Ecco, ho abbassato un po' la luminosità, comunque dicevo, alle bende al braccio, ben fatto. Comunque il painting non è eccellente, però comunque, come ho detto, è già tanto che c'è tutto intorno. Vedete il guscio, lo sculpt ottimo, con questa bella spaccatura qui sul centro e altri dettagli ben fatti. Aggiungerò un po' di painting come ho fatto con le altre, così come anche lo sculpt del gonnellino è decente, ben fatto comunque, ma necessita anche questo di altri dettagli. Per esempio anche questi buchetti qui sono argentati da quello che mi ricordo. E poi vediamo i piedi, comunque sempre le solite fasce, questa specie di mezzo stivale di pelle, non male, comunque ci sono anche i laccetti qui. E poi vediamo le unghie, comunque sono fatte nei piedi e anche naturalmente sulle mani. Bene ragazzi, vediamo comunque le articolazioni velocemente. La testa può girare a 360 gradi naturalmente, può muoversi leggermente verso l'alto, però vedete questo movimento comunque allarga l'articolazione, quindi tenerla sempre così potrebbe causare problemi. Può essere anche mossa, vedete, di lato così, però sempre allargando l'articolazione.
Poi abbiamo naturalmente il movimento in alto delle braccia con cerniera, rotazione naturalmente a 360 gradi del braccio, piegamento al gomito e rotazione allo stesso, nessun'altra articolazione al polso purtroppo, niente articolazione alla vita, è abbastanza comprensibile questo. E poi abbiamo le articolazioni qui alle gambe, che sinceramente sono fatte malissimo, vedete abbiamo questa cerniera che può andare avanti e far muovere la gamba solo fino qui, e per farla andare all'esterno bisogna aprire la cerniera, cioè bisogna mettere la cerniera verso l'esterno e si può aprire la gamba. Abbiamo piegamento al ginocchio singolo purtroppo, non molto efficace devo dire, e rotazione qui allo stesso, e purtroppo nessuna articolazione al piede, questo è un grande svantaggio per questo tipo di figure, soprattutto perché sono delle tartarughe ninja appunto, quindi hanno bisogno dei più movimenti possibili. Altra cosa un po' strana di questo Raffaello, vedete la forma della gamba, se io metto l'articolazione al centro perfetto della gamba, la gamba ha questa forma stortissima, così come anche l'altra, vedete, quindi l'articolazione non dovrebbe essere messa al centro ma un po' laterale per raddrizzare la gamba, insomma un po' strano, potevano fare un po' meglio queste gambe, non so cosa avessero in mente sinceramente. Piccolo particolare degno di nota ragazzi è che con quei sai possono essere impugnati come è doveroso anche in questo modo, fortunatamente almeno le mani infatti in questa plastica abbastanza morbida permettono questo tipo di impugnatura anche. Comunque ragazzi, veniamo ai dettagli tecnici. La nostra figure, come le altre, è alta circa 13 cm. Il prezzo è comunque sui 13-15 euro più o meno. Io l'ho presa su Amazon alla cifra di 19 euro compresa spedizione, che comunque è un po' troppo data la qualità, però comunque ci sta, le volevo avere almeno tutte e quattro. Ora ragazzi io andrò subito a customizzare anche questo Raffaello e quindi ci rivedremo la prossima volta con un video dove le mostro tutte e quattro customizzate, se riesco farò un confronto con come erano prima oppure basterà vedere questi video naturalmente. Beh ragazzi, la nostra recensione finisce qui, anche questa volta non do un voto a questa tartaruga, però comunque forse rispetto alle altre secondo me è migliore. Comunque il video finisce qui ragazzi, mettete il mi piace se vi è piaciuto, condividetelo se volete aiutarmi e lasciate un commentino qui sotto su cosa ne pensate di questo Raffaello. Come sempre cliccate sul link di Dragon Legend che trovate qui sotto in descrizione, se ha qualcosa di interessante dite che vi ho mandato io, vi farà uno sconto. Noi ci vediamo alla prossima, ciao da Ara e da Raffaello.